dentro la cripta, facendo la pulizia degli intonaci, hanno trovato un'iscrizione importantissima che cita il Papa Gregorio, probabilmente Papa Gregorio X, che dà 40 giorni di indulgenza a chi visita la cripta. Questo vuol dire che questo è un luogo estremamente importante. Potrebbe esserci la tomba di San Donato ed un palazzo vescovile dove in passato sorgeva la città sacra di Arezzo, il Colle del Pionta. Proseguono con successo le attività di scavo e ricerca archeologica nella zona e già emergono strutture di estremo interesse. Gli scavi portati avanti dall'associazione Academo sotto la direzione scientifica di Alessandra Molinari hanno infatti già confermato la presenza di mura già segnalate dalle indagini preliminari con il georadar proprio nei pressi dell'attuale chiesa di Santo Stefano. È un muro circolare, semicircolare, intorno alla cripta, quindi è probabilmente una chiesa importante. Nel prato vicino al pozzo invece abbiamo trovato tutta una serie di pilastri, di lunghi muri che potrebbero essere una residenza importante, o quella dei canonici, o il palazzo del vescovo, o le case delle persone di alto rango che abitavano vicino al vescovo. Riemerge così, pietra dopo pietra, la storia della città di Arezzo, con l'intento anche di riqualificare la zona del sito archeologico per riconsegnarlo agli aretini e ai turisti. Già in programma da ottobre, quando si potranno tirare le somme di questa prima parte di scavi, di studiare la musealizzazione degli scavi, quindi la possibilità del turista o dell'aretino o del curioso di venire qui e vedere come si scava, che cosa si è già trovato, che cosa ci si aspetta di trovare, qual è lo sviluppo futuro. Un patrimonio tutto aretino che però necessita anche del contributo dei suoi concittadini. Il progetto può essere infatti finanziato attraverso donazioni online o nella 3 giorni della manifestazione Back in Time, in cui saranno allestiti 2 stand dedicati agli scavi. Io ho iniziato questi scavi, ho avuto la concessione da parte del Ministero, per cui però è evidente che una zona così importante non ci sono limiti di spese, per cui vedremo in futuro se la struttura pubblica, le istituzioni e lo stesso cittadino i contributi che potranno apportare a questo progetto.